grifo, io in casa fa la 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 la, la 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 la. È il momento della gioia, fa la 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 la, la 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 la. Il Natale è arrivato, fa la 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 la. Lo accogliamo con un canto, fa la 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 la. Noi cantiamo in compagnia, fa la 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 la. Tutti insieme in allegria, fa la 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 la. È passato un altro anno, fa la 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 la. Uno nuovo sta arrivando, fa la 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 la. Questa notte balleremo, fa la 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 la. Tutti insieme canteremo, fa la 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 la. Questo è un giorno un po' speciale, fa la 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 la. È la notte di Natale, fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Il Natale qui a Subiano arriva con tanti bambini. Sono i bambini dell'Istituto Palazzeschi, un istituto che ha fatto crescere intere generazioni da quasi 100 anni. Ci siamo proprio in questo momento. Quindi credo che sia importante un Natale che questi bambini vivono intensamente. Sì, è vero. E infatti è l'augurio forse più bello che ci viene dal cuore. Innanzitutto un grazie a tutte le famiglie che ci aiutano in tutte le iniziative che facciamo, e anche in questa del Natale basta vedere come sono vestiti oggi e è bellissimo. E un grazie ai bambini perché appunto da, come dicevi, ormai 100 anni ci danno la gioia. Quindi l'augurio più grande che noi maestre ci sentiamo di fare è alle famiglie tanta gioia e serenità, ne abbiamo tanto bisogno, e ai bimbi forse di crescere cercando di mantenere viva la bellezza dell'essere bambino, che è fatta, come si vede, proprio di semplicità, di spontaneità e di stupirsi ancora delle piccole cose, che è penso la cosa più bella che noi cerchiamo di portare avanti nel nostro piccolo. Queste sono due delle insegnanti che ci sono al nido dell'Istituto Palazzeschi, un nido che dà veramente un sostegno grandissimo alle famiglie, perché ci sono orari a volte proprio personalizzati per le necessità delle famiglie. Loro chi sono? Sono insegnanti, ma forse sono anche elfi, perché con i bambini bisogna naturalmente anche giocare nell'educazione. Certo, giusto? Sì, assolutamente, trasportarli comunque sempre nella loro fantasia. E quest'anno siamo contenti perché comunque abbiamo potuto rifesteggiare il Natale tutti insieme, il nido è anche più grande, quindi insomma siamo molto felici di questo. Eccoli qua. Questo è il Babbo Natale che a noi ci piace, un Babbo Natale semplice, un Babbo Natale dagli occhi puliti, un Babbo Natale che veramente sa trasmettere tutti i sentimenti che ci sono intorno a questo giorno così prezioso. L'hanno cantato insieme alle loro insegnanti, l'hanno cantato tutti insieme, uno dandosi le mani all'altro, e questo naturalmente è il senso di fratellanza che vuole anche fare l'Istituto Palazzeschi nell'educazione. Sì, è questo il nostro primo obiettivo, dai piccoli di 12 mesi all'infanzia, ai grandi anche del doposcuola. È proprio questo lo spirito che ci lega, la continuità che offre il Palazzeschi, è proprio questa.
Ricordiamoci che il Palazzeschi non è un'associazione, è una fondazione. Il Palazzeschi è, cosa importantissima, una scuola paritaria. Significa una responsabilità importante nei confronti dell'educazione dei ragazzi, una preparazione degli insegnanti che è fondamentale sin da quando sono piccoli, che è naturalmente la parte ludica che diventa importante nella crescita, sino a quando naturalmente ci sono proprio lezioni vere e proprie nel salvaguardare proprio il bambino nella sua crescita per raggiungere poi la scuola della prima elementare, giusto? Sì, 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 l'aspetto ludico è l'aspetto primario. Ora io sono un educatore del nido, quindi ogni proposta che offriamo ai bambini è ovviamente sotto forma di gioco, così anche all'infanzia, fino ad arrivare però appunto anche ad acquisire competenze che gli serviranno poi per affrontare la scuola primaria e il percorso della vita in generale, penso, perché è questo che cerchiamo di fare, dargli delle perle che poi si porteranno avanti e coltiveranno come meglio crederanno nella loro vita. E l'infanzia ha già un percorso anche didattico che inizia sin dal primo momento. Una cosa importante, seguono un percorso che è della Montessori, quindi naturalmente percorsi che sono ormai collaudati, ma soprattutto nel rispetto del bambino e della sua crescita. Certo, il bambino è sempre al centro dei nostri progetti e aiutandolo nella sua autonomia, come aiuto per tutta la vita. Ma chi è, bambini, questo signore? Natale! Siamo sicuri che è Babbo Natale? Sì! Babbo Natale, guardatevi, da tutti il 5, naturalmente deve fare un viaggio lungo, 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 perché ci sono tanti altri bambini che devono avere regali. E allora lui che ha portato? Eccolo! Quanti regali che ha portato Babbo Natale! Baci, baci! Bambini, buon Natale, diteglielo anche a lui! Buon Natale! Chi ha cantato l'agrifoglio, chi ha suonato, è una delle insegnanti. Sabrina. Sabrina, senti, qual è l'importanza secondo te proprio di questa scuola dove tu insegni? Allora, l'importanza di questa scuola sta nel fatto che qui si ritrova il sistema integrato 06. È un sistema di continuità educativa che va proprio dal nido fino alla scuola dell'infanzia. Abbraccia tutti e due i cicli e è bellissimo perché questo è il luogo magico, perché ci si rende conto che davvero i bambini che hanno frequentato il nido e sono all'infanzia riconoscono le loro educatrici quando ci ritroviamo. E poi c'è una collaborazione anche tra colleghe, no, di lavoro, nella progettazione, nella programmazione. Abbiamo insieme organizzato il mercatino e quindi ecco, i bambini di là riconoscono le loro educatrici e si salutano alla finestra, insomma, è molto bello, questa cosa qui si ritrova. Giro, giro tondo, giro, giro tondo, è Natale, è festa in tutto il mondo. Giro, giro tondo, giro, giro tondo, è Natale, è festa in tutto il mondo. Arriva il Natale all'Istituto Palazzeschi, anche il sindaco Ilaria Mattesini è venuto in questa giornata per fare gli auguri a tutti quanti i bambini e agli insegnanti a questo storico istituto. Sì, questo è un giorno di gioia perché in mezzo ai bambini il Natale è ancora più sentito, ancora più vivace e si ritorna veramente alle origini del Natale. E l'allegria, la serenità, la spensieratezza, l'attesa di un momento magico che sta per arrivare. Un momento che arriva qui in un istituto che è molto importante per il territorio, dà una risposta alle famiglie sempre attenta, sempre puntuale. È un servizio garantito, e ormai è storico. L'Istituto Palazzeschi è un punto di riferimento per tante famiglie, dà un servizio che nel territorio e anche nei paesi limitrofi non viene dato
da altri istituti del genere, quindi le famiglie sanno che qui ci possono, sull'istituto Pazzeschi ci possono contare, possono trovare la disponibilità e le, diciamo, la professionalità che solo l'istituto Pazzeschi sa garantire. E qui ci sono gli insegnanti, che dire? E auguri di buon Natale a tutti. Giro giro tondo, giro giro tondo, è Natale, è festa in tutto il mondo. Giro giro tondo, giro giro tondo, è Natale, è festa in tutto il mondo.